Successo delle operazioni di ripulitura del Redentore dalle scritte che imbrattano il monumento, la Soprintendenza ai beni culturali e amministrativi di Caltanissetta, presente assieme ai comitati di quartiere e alle prove tecniche, ha assicurato l'attendibilità dell'intervento della ditta specializzata, disponendo il nulla osta per avviare i lavori. L'intento è quello di ripulire il monumento entro il 6 agosto, festa del Redentore. La prova è stata una prova positiva, nel senso che erano presenti sia il soprintendente sia l'architetto Mameli, hanno verificato, ecco, la certificazione della ditta abilitata a smacchiare la base del monumento e quindi domani ci daranno il nulla osta per poterlo smacchiare. Diciamo che l'effetto è buono, viene smacchiato effettivamente il monumento del Redentore. Questa è una notizia positiva, domani speriamo di protocollare tutto al comune per la richiesta, ecco, di finanziare questa somma che è già agente da molto tempo. Nonostante la buona volontà del coordinamento dei comitati di quartiere, la sinergia di intenti tra curia, soprintendenza e amministrazione per recuperare e rivalorizzare l'area, il Redentore continua ad essere oggetto di atti vandalici. Nei giorni scorsi, infatti, due ragazze, noncuranti della presenza delle telecamere di sorveglianza, hanno tentato di imbrattare ulteriormente con la vernice spray il monumento, ma sono state prontamente fermate dagli operai che stanno ripulendo il belvedere e dagli esercenti della zona. Sì, questa cosa ci ha molto disturbato e ci dispiace perché nella prospettiva, ecco, andare a pulire un monumento, se poi i ragazzi continuano a imbrattarlo, ecco, ci rammarica molto. Sappiamo pure che erano due ragazze, certamente maggiorenni perché erano su una smart e oggi la curia ci dirà, ecco, se le camere le hanno, ecco, riprese e quindi faremo una denuncia. Un altro rimedio ce l'ha suggerito la soprintendenza, quindi applicare una vernice trasparente in maniera tale che laddove si imbratta nuovamente il monumento, la base, è facilmente smacchiabile. Non pensa che bisogna anche chiedere maggiore intervento anche dalle forze dell'ordine? Ma più che le forze dell'ordine è importante sviluppare il senso di appartenenza che già esiste. Gli esercenti che ad oggi sono presenti nello spiazzale immediatamente sono intervenuti l'altro giorno, ecco, cacciando le ragazze. E poi tutti dobbiamo, ecco, migliorare nel nostro senso civico.